Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi nuovo video ricetta. Ho pensato di realizzare insieme a voi le polpette di carne. Ce ne sono tantissime versioni, io vi propongo la mia. La realizzazione delle polpette di carne è veramente semplicissima perché basterà della carne macinata, del parmigiano grattugiato, poi del pan grattato, delle erbe aromatiche che possono essere timo, maggiorana, prezzemolo, quelle che più preferite, un uovo e un pizzico di sale. Per quello che riguarda le quantità, dovete un po' regolarvi voi in base a quante polpette dovete fare. La prima cosa che dovete fare è unire l'uovo alla carne macinata e andate ad amalgamare il tutto. Poi unite un cucchiaio di formaggio grattugiato, in questo caso io utilizzo il parmigiano, però se volete potete utilizzare anche il grana padano, e mescolate in modo da amalgamare bene l'impasto. Poi aggiungete un pochino di timo. Io utilizzerò questo della Aromatica, le erbe essiccate a freddo, timo di Sicilia bio. L'avevo trovato nella Degustabox, però ovviamente potete utilizzare il tipo di erbe che preferite, ma coglievo l'occasione per farvi vedere come lo utilizzerò. La quantità sarà proprio una manciata scarsa, un po' come questa. Vado a occhio perché queste cose poi dipendono anche un po' dai vostri gusti personali. Per mezzo chilo di carne direi che una manciata è più che sufficiente. Adesso aggiungerò del pan grattato, in particolare 2 o 3 cucchiai, però non tutti insieme. Metto un cucchiaio, poi mescolo, poi metto un altro cucchiaio e mescolo in modo da amalgamare bene. Aggiungo il secondo cucchiaio. E aggiungo il terzo cucchiaio. Adesso aggiungo un cucchiaino scarso di sale. Adesso che abbiamo amalgamato tutto bene, dovremo andare a formare le polpette. È semplicissimo, vi faccio vedere come faccio io. Personalmente utilizzo un cucchiaio da minestra, prendo una manciata di carne, più o meno di questa dimensione, per fare delle polpette un pochino più grosse. Ecco qua, formata la prima, la vado ad appoggiare sul mio piatto. Il procedimento è uguale per tutte le polpette, però ve ne faccio vedere ancora una. Faccio così con i palmi, praticamente un movimento rotatorio con i palmi, in modo da dare la forma appunto arrotondata. Formata la seconda, la vado ad appoggiare sul mio piatto. Il procedimento è lo stesso per tutte le polpette, quindi direi che adesso le vado a fare e poi ci vediamo alla fine. Adesso che ho fatto tutte le polpette, ovviamente devo andare a fare il sugo per poterle cuocere, quindi ci trasferiamo sui miei fornelli perché vediamo come lo preparo. Per fare il sugo utilizzerò la pentola di terracotta, in cui metterò un pochino di olio extravergine di oliva, vado a occhio ma più o meno un cucchiaio da minestra, poi metterò dei sapori, una cipolla tritata con un pochino di prezzemolo e ovviamente faccio rosolare un pochino. Poi per dare un pochino più sapore aggiungo anche del rosmarino essiccato e dopo aver rosolato ovviamente aggiungo la salsa di pomodoro. Adesso faccio cuocere un pochino il sugo più o meno per un quarto d'ora 20 minuti e dopo andrò ad aggiungere le polpette. Adesso che sono passati 20 minuti è arrivato il momento di aggiungere le polpette al sugo. Ovviamente io le aggiungo una per una per evitare che possano rompersi. Adesso che ho aggiunto le polpette al sugo, le vado ad aggiustare un pochino all'interno della pentola in modo che vengano ricoperte completamente dal sugo. Poi posiziono un coperchio sulla pentola e faccio cuocere per circa un'ora, un'ora e mezza a fuoco lento. Le polpette sono pronte, come potete vedere hanno cotto molto bene, quindi adesso non resta che trasferirle in un piatto da portata e gustarle. Adesso che ho trasferito le polpette in questo piatto da portata posso gustare il mio pranzo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.